Ciao! Oggi un nuovo cosa mangio in un giorno. Vedo che comunque è un video che vi piace molto e quindi a me fa piacere quando riesco a ritagliarmi del tempo potervi condividere magari qualche piatto e qualche ricetta così che durante la giornata si possano sommare e si possono avere più idee. Devo ammettere che, siccome le mie giornate spesso e volentieri sono davvero super frenetiche, ultimamente non sto dedicando tanto tempo alla cucina. Devo riuscire ad avere qualcosa di fast, di subito pronto per poter appunto mangiare in fretta e riuscire a dedicare tutto quanto il tempo della giornata a tante cose contemporaneamente, spesso. Se è il primo video che vedete sul mio canale, io sono Stella. Sono vegana, non voglio insegnare niente a nessuno, non voglio farvi vedere alcun tipo di dieta, non vi do nessun tipo di grammatura. Queste sono semplicemente delle ricette, delle idee che si possono poi inserire nei propri menu per magari appunto avere più piatti a disposizione. Partiamo dalla colazione. Allora, nell'ultimo periodo sono proprio in fissa con i burri, burro di arachidi, di anacardi, di mandorle. Non ho molta voglia di stare a spignattare al mattino proprio perché, come vi ho detto prima, ho bisogno di qualcosa che sia subito pronto all'uso e spesso e volentieri devo anche ammettere che alla sera sono talmente stanca che non ho più voglia, dopo che le bambine si sono addormentate, di mettermi a sporcare roba per poter preparare la colazione per il giorno dopo. Infatti, appunto, nelle ultime settimane sto semplicemente mangiando magari del pane, che può essere tostato, oppure delle fette biscottate, oppure magari dei pancake che sono avanzati e che quindi poi riutilizzo per più giorni, con delle creme al di sopra, oppure anche a volte semplicemente così. Sicuramente quello che non manca mai è sempre un bicchiere d'acqua. Cerco sempre appunto di bere un bicchiere d'acqua appena sveglia, proprio per andare ad idratare l'organismo che è stato tutta la notte dormiente, e soprattutto perché è davvero una buona abitudine per cercare anche di mangiare con più consapevolezza. Quella mattina, appunto, come vi ho spiegato prima, semplicemente mi sono presa il mio pane e me lo sono farcito con il burro di mandorle. I semi di chia che abbiamo messo insieme io e Gaia sono importanti perché sono una buona fonte di omega 3 e omega 6, e non andando comunque a scaldarli sono perfetti, non si alterano. E poi il mio caffè latte, altrimenti la giornata non decolla. Una mela e delle fragole del nostro balcone. Nel pane però avevo messo, avendolo fatto in casa, avevo messo dei resti di ceci e mandorle, perché avevo fatto un sugo per la pasta, proprio un pesto chiamiamolo un pesto, una crema, non so bene come definirvelo, per condire la pasta. Siccome volevo farlo più cremoso e non troppo granuloso, l'avevo passato al colino e tutti quanti i resti della parte più fibrosa l'avevo messa in un contenitore, pensando di utilizzarle per qualche cosa. E invece alla fine le ho messe proprio nell'impasto del pane. Quindi il pane non era un classico pane, ma era un pane proteico. Passiamo al pranzo. Quella mattina non capisco come mai, ma la mia bilancia era impazzita, infatti non so se vedete che dietro dava i numeri senza che ci fosse appoggiato nulla. Vabbè, per fortuna ho questa brocca che mi dà anche la possibilità di pesare le farine o lo zucchero, eccetera. Diciamo che è un pochino meno attendibile, però ce la facciamo andare bene. Sono andata a fare la pasta fatta in casa. Nell'info box vi scrivo sia la grammatura che ho utilizzato per questa macchina della Philips, e sia invece la grammatura classica che generalmente utilizzavo prima di avere questa macchina, per quando poi facevo la pasta fatta in casa e poi l'andavo a passare con la macchina per la pasta classica, quella che semplicemente ha la manovella, ecco. Avendo trovato appunto i broccoli romani al mercato, ho deciso assolutamente di farci un sugo perché sono una delle mie verdure preferite. Cerco di farlo sempre leggero, non troppo troppo pesante. Se magari è solo per adulti, ci sta benissimo il peperoncino. Io l'ho messo poi alla fine, ma è tutta un'altra roba. E mi raccomando, non aggiungete troppi grassi, basta l'acqua della pasta, l'amido dell'acqua della pasta per rendere elegante il tutto e fare una bella cremina. Siccome appunto non avevo il parmigiano vegetale, ho utilizzato il pangrattato tostato per dare più croccantezza e più sapore.
quando mia sorella mi ha regalato questa macchina per la pasta della Philips, devo ammettere che proprio la tentazione di utilizzarla quasi quotidianamente è forte. E infatti effettivamente non sto comprando quasi più pasta, compro giusto uno o due pacchi da avere in casa magari durante il mese, però ci va talmente poco che è così facile farla che preferisco farla in casa con più ingredienti e con più anche qualità rispetto magari a quella che riesco a trovare qua in Germania. Quando faccio comunque la pasta con il sugo di verdure, tendo sempre a frullare una parte di verdure, lasciare quelle verdure un pochino più grossolane, abbrustolite o comunque un pochino più croccanti da parte e poi, siccome non ho comprato nell'ultimo mese il lievito alimentare, ma non voglio ordinarlo ancora, voglio aspettare il nuovo mese, vado a fare il pangrattato tostato così che dà quel gusto in più alla pasta, quella croccantezza, andandosi appunto a tostare in padella e andandolo anche a speziare. Merenda. Allora, merenda era una merenda davvero veloce perché dovevamo andare a comprare. Infatti ho mangiato una di queste barrette che faccio in casa con i vari cereali soffiati. Vengono buonissime, voglio presto pubblicarvi sia il reel che la ricetta sul canale. E poi insieme mi ero portata anche una banana. Lo so, che te devo dire. Anche se ci stanno 40 gradi, che poi vabbè, 40 gradi qua in Germania, ma quando è che ci stanno? Io comunque il sabato sera non posso rinunciare alla pizza. Quando ci sono quelle giornate in cui però non ho voglia di starmi a incasinare tutta la cucina perché vuoi o non vuoi con la pizza al piatto un pochino si incasina, vado a fare quella in teglia. Ma la ricetta di base è praticamente sempre la stessa, l'unica cosa sono diversi tempi di preparazione, i tempi di lievitazione, però è buona, è soffice. Quella lì l'avevo anche impastata nella stessa giornata perché venerdì mi ero dimenticata ed è venuta comunque buonissima. Allora, era sabato e da noi sabato è pizza. Non avevo voglia di fare la pizza al piatto e quindi ho semplicemente ho utilizzato lo stesso impasto di cui ho lasciato la ricetta, magari ve la lascio nell'info box se riesco oppure nell'AI, non so bene perché da un po' che non utilizzo questi metodi di condivisione qua su YouTube e non so se sia ancora funzionante, ma penso e presumo di sì. Vi avevo appunto condiviso tempo fa la ricetta della mia finta pizza napoletana o comunque quella che si avvicina di più a una pizzeria napoletana, cosa che qua invece fa si fa fatica a trovare, non avendo appunto voglia di imbrattarmi tutta la cucina con la farina, eccetera, ho fatto quell'impasto lì, però poi l'ho stesa in teglia, l'ho fatta lievitare in teglia e l'ho cotta così. Ma io amo talmente tanto la pizza che per me è anche proprio bruciata, come se fosse la suola di una scarpa, me la lanci sul piatto, io me la mangio. Vivrei di pizza, vivrei di tutto ciò che è panificato. Io amo i lievitati, amo il pane, amo la pizza, amo i dolci lievitati, amo anche la pasta, amo i carboidrati. Amo mangiare, ma perché bisogna sempre solamente relegarsi ad una sola nicchia? No, no, amo mangiare. E quindi niente, alla sera mi sono mangiata la mia bella tegliazza, perché alla fine me la sono mangiata tutta, con una birretta. Il sabato sera si è concluso in maniera perfetta. E sono riuscita ad entrare con il piede giusto nella domenica. Spero di avervi tenuto compagnia, spero di avervi fatto anche semplicemente venire voglia di cucinare qualcosa, soprattutto di avervi fatto venire l'acquolina in bocca e cucinarvi una bella pizza stasera, perché per la pizza c'è sempre spazio e sempre tempo. Fatemi sapere se vi piacciono questi tipi di video, soprattutto se ne volete vedere altri, o addirittura se vi piace davvero che magari io inizi anche proprio una rubrica come ho fatto su Instagram per quanto riguarda le mie ricette, quindi delle vere e proprie ricette spiegate magari passo passo. Vi ringrazio per aver visto questo video, per avermi tenuto compagnia. Ci vediamo al prossimo. Statemi bene. Ciao!